Ciao a tutti ragazzi, sono il Franz, siete sempre qui su NBA Revival Zone. Quest'oggi per la puntata di Spizzichi e Bocconi parlerò di Mark Eaton. Molti di voi non lo conosceranno, in ogni caso prima di iniziare con la storia ringrazio enormemente Tommaso, uno che mi segue dalla notte dei tempi, per avermi girato il testo scritto da lui e che io andrò semplicemente a leggere. Quindi grazie Tommaso. Ai più giovani, Eaton non dirà poi molto. Non ha vinto nulla a livello di squadra, non è tra i giocatori più talentuosi della storia NBA, ma ha comunque scritto belle pagine di storia nella lega più affascinante e seguita del mondo. Nel penultimo decennio del secolo scorso, un burlone con discrete e discutibili poteri mediatici mise in giro tra gli appassionati NBA l'idea alquanto originale e forse malsana che il centro degli Utah Jazz dell'epoca, tale Mark Eaton, fosse l'uomo che si trovava dentro il gigante Chewbacca, il Wookiee compagno di Han Solo nella prima trilogia di Guerre Stellari. Naturalmente non c'era modo di smentire o verificare tale voce. Si saprà solo più tardi che effettivamente ci fu un giocatore NBA che fece da controfigura nei panni di Chubby. Tale Mark Robert McNamara, centro di 2-11 a roster nei 76ers campioni 1983. Tra l'altro, visto anche in Italia, nella Libertas Livorno, è venuto a mancare da questa dimensione terrena lo scorso 27 aprile 2020. Mark Eaton è stato, con tutta probabilità, il primo e vero big man della storia moderna dell'NBA. All'epoca svettavano sì giocatori altissimi come Kareem Abdul-Jabbar 2,16, Wayne Tree Rollins 2,14 o Ralph Sampson 2,20, ma Eaton, bianco e lunghissimo con i suoi 224 cm e oltre 130 kg, con braccia interminabili, era veramente impressionante da vedere sul parquet. Pur essendo così alto fin dalla giovane età, ad Eaton non fu mai proposto di giocare seriamente a pallacanestro. Di contro, lui non fece molto per appassionarsi. Probabilmente aveva un futuro come centroboa della pallanuoto, dove naturalmente eccelleva, e non poco. Nato ad Inglewood, California, il 24 gennaio del 1957, Eaton si diplomò alla Westminster High School. Non andò subito al college, ma cominciò a lavorare come meccanico in Arizona. Lì venne notato da Tom Lubbin, assistente allenatore del Cypress Junior College, che lo convinse a giocare in qualche modo. La carriera da giocatore iniziò così, anche se ovviamente per arrivare ad alti livelli c'era ancora tanta strada da fare per il povero Mark. Dopo 2 stagioni a Cypress si presentò la prima vera grande occasione, indossare la gloriosa casacca di UCLA, che lo chiamò con una borsa di studio per i rimanenti 2 anni di college. Magari non per rivivere i fasti di Lew Alcindor o Bill Walton, ma quantomeno per dare peso e intimidazione sotto canestro. Purtroppo, in quelle 2 stagioni Eaton fallì miseramente. Nella stagione da senior giocò soltanto 42 minuti totali, con medie di 1 punto e 2 rimbalzi in 11 partite. Non proprio le cifre che ci si aspetta da un futuro prospetto NBA. Nonostante tutto, si dichiarò eleggibile per il draft del 1982 e qualcuno volle credere nel nativo di Inglewood. Quel qualcuno fu tale Frank Layden, all'epoca coach e GM degli Utah Jazz. Chiaro, i Jazz credevano in Eaton, ma non poi così tanto. Difatti fu chiamato solamente al quarto giro alla numero 72 assoluta. Sì, era un'altra NBA. Fu quasi certo che se non fosse stato per Layden, nessun altro GM avrebbe scelto Eaton in quello stesso draft. Eaton disputò nella massima lega professionistica americana 11 stagioni, tutte nello stato dei Mormoni. Non fu mai un grande realizzatore, circa 6 punti di media partita, le sue percentuali dal campo e i liberi discrete, pensando al tipo di conclusioni che poteva prendersi un cristone di 2,24. E come rimbalzista fu buono, ma non eccezionale, con quasi 8 rimbalzi di media a gara. Movimenti offensivi alquanto limitati, naturalmente contribuiva nella fase offensiva portando blocchi irremovibili per i suoi compagni. Leggendo tali statistiche, si potrebbe pensare che la carriera di Eaton non sia stata questo granché.
senza particolari riconoscimenti o lodi, e invece, sin dal suo arrivo nella NBA, il nostro dimostrò un innato senso difensivo ed una straordinaria propensione a negare l'accesso al ferro agli avversari. Le cifre che più la dicono lunga sul potere di intimidazione dell'ex meccanico dell'Arizona sono quelle sulle stoppate. 3,5 di media, la più alta nella storia dell'NBA, con punte massime nelle stagioni 84-85 e 85-86, rispettivamente con 5,6 stoppate e 4,6 stoppate a partita. Defensive Player of the Year nelle stagioni 84-85 e 88-89 e leader delle stoppate per 4 stagioni, Eaton diventò una colonna portante dei Jazz negli anni 80, dando un contributo decisivo difensivo alla squadra di Frank Layden, che aveva in Karl Malone e John Stockton due giocatori emergenti e talentuosi. Con la sua mentalità, la sua etica del lavoro e il forte peso psicologico che aveva nello spogliatoio, Eaton forgiò il giusto atteggiamento ai due futuri Hall of Famers citati. Mark Eaton cambia i tuoi tiri quando è in campo. In più, cambia i tuoi tiri anche quando sta fuori, perché sei così abituato a provare a scavalcarlo quando tiri che ti dimentichi che lui non c'è. Così diceva di lui Cliff Livingston, vincitore di due anelli con i Bulls di Jordan e dello scudetto 94 con la Virtus Bologna. Mark si è quindi dimostrato una persona dal grande carisma, sia nella vita che sul campo, soprattutto quando nei suoi ultimi anni di carriera, martoriato dagli infortuni alle ginocchia e alla schiena, vide il suo rendimento lentamente affievolirsi. Il che però non gli impedì di restare concentrato sulla squadra, lavorando alla crescita dei suoi compagni. La sua maglia 53 è stata ritirata dal club l'1 marzo del 1996 ed è tuttora issata nell'arena di Salt Lake City. Oggi Eaton è un uomo di successo, proprietario di ristoranti, oratore, scrittore e più in generale un vivace assertore del credere in se stessi, filosofia che lui stesso ha sperimentato, riuscendo sempre a mettersi in gioco, fino a diventare un giocatore NBA per un lungo decennio. Ci vediamo sempre qui, giovedì prossimo, per la prossima storia. Un saluto, il Franz.